sto per andare in Italy, a Milano. Francesco Mandelli presenta il suo nuovo libro Mia figlia è un'astronave, molto curioso di vedere, magari riusciamo anche a fare due chiacchiere insieme. Ora sono in via Statuto, c'è una bella temperatura per essere il 29 gennaio qui a Milano. Italy, una location sicuramente un po' strana per la presentazione di un libro, ma Francesco Mandelli, alias Nongio, come sempre cerca di stupirci ed incuriosirci, e quindi si va al supermercato anche a fare il piano di cultura con un bel libro. Ciao! Ciao! Mia figlia è un'astronave. Due papà diversi, Napo, scanzonato e ancora in qualche modo con la testa da adolescente, che deve cercare di mutare il suo carattere per la nascita di sua figlia. Quanti di voi l'ha già letto e chi invece no? Siamo qua per vendere, ok? Vendere, bene, questo mi fa molto piacere. Dopo aver letto le prime 20 pagine, è proprio scritto bene, è quello che ho pensato. E Jacopo, un ragazzo molto preciso e affidabile, forse un po' troppo, e da quando è diventato papà ha persino scoperto una naturale predisposizione a fare il mammo. Ci ho pensato a quello che potrebbe pensare Giovanna leggendolo, se prima della nascita di mia figlia io potevo fare in televisione, al cinema, nei libri, certe cose da cui la responsabilità era solo mia. In questo momento quella roba lì non esiste più. Avere figli però non è solo rose e fiori. Cioè, coi figli tu vuoi dare la versione migliore possibile. Esatto. Vuoi essere un senza macchia. Esatto. Questo è un libro molto onesto per un sacco di aspetti. Mia figlia è un'astronave. Cioè, questa astronave praticamente ti porta in una galassia che da una parte incontra Napo e dall'altra Jacopo. Sì. Che cosa che deve prendere da Napo e da Jacopo e insomma crescere bene? Allora, sicuramente deve prendere da entrambi, okay. Sennò non sarei riuscito a scriverne. Uh-huh. Sicuramente tutti e due hanno il tema della crescita, del cambiamento. Quindi sì, deve prendere delle cose da Napo e ci saranno dei periodi della sua vita in cui sarà un po' più scapestrata, scanzonata. Sì, che va a Londra, poi torna, ha questo, diciamo, afflato di ribellione, di una vita che insomma assomiglia a un film, che okay. Non ha nessun tipo di legame. Poi però sicuramente quel tipo di vita è destinato in qualche modo a concludersi o a cambiare, adattarsi. A cambiare. Certo. Ma superare quel tipo di cambiamento lì poi è una cosa che ti fa dire: ah, ok, in questo momento dove mi trovo è un posto interessante, è un posto dove sono felice di essere. Certo, diventi responsabile. Un'altra cosa, ho sentito che nel 2017 eri un po' in stallo, non sapevi più dove andare, che strada prendere. Sì, no, beh, cioè, diciamo, dopo i soliti idioti. Beh, diciamo che sono stati degli anni, dopo i soliti idioti ci sono stati degli anni in cui quel successo lì chiaramente ti cambia un po' tutta la prospettiva. O vai avanti a farlo, ma in qualche modo diventa sempre la solita minestra riscaldata, certo. E quindi secondo me per le persone diventa meno interessante, oppure anche lì ti rimbocchi le maniche. E cambi, volti pagina. E cerchi di dire delle cose diverse, che possono avere sempre il tuo stile, il tuo punto di vista. Non è che uno poi diventa un'altra persona, però che sono l'evoluzione di quello, di che, è quello che è stato in meglio. Esatto. Okay. È vero. Senti, l'ultima domanda, secondo romanzo, la penna di Francesco, che cosa scriverà nel futuro? Allora, secondo così me, se possiamo... non lo so, in questo momento mi piacerebbe partire per esempio da delle sensazioni che sono tra virgolette negative. Come gestiamo noi al giorno d'oggi in questo mondo molto politicamente corretto, di social network, di controllo? Come gestiamo la rabbia? Come gestiamo l'odio? Come gestiamo il fastidio? La nostra parte di intolleranza, che un essere umano a volte può essere anche portata da una giornata sbagliata, sì, da qualcosa che non ti... cioè, uno sbattimento quotidiano. Ok, quindi fare magari una fotografia anche di quello che è il mio paese in questo momento, con dei personaggi, certo, anche lontani da me. Però questo potrebbe essere una cosa un po' tema più introspettiva di Francesco Mandelli nuovo, magari. Poi sicuramente la storia che tu leggerai è, non so, mi piacerebbe farlo attraverso un road movie, quindi bisogna, caspita, sempre farlo attraverso la leggerezza. Siamo d'accordo. Senti, è stato un piacere. Grazie. Un saluto agli amici di Videotop. Ciao Videotop, ciao amici, ci vediamo presto. Mia figlia è un'astronave. Ciao. Con Alessandro Cattelan, sì, è un piacere. Come uno yogurt. Sì. Perché sì, il Nongio è strano anche nelle presentazioni dei libri, scegliere le location. È vero. Sì. Senti, amici, avete fatto Lazarus, insomma, tante cose insieme, la stessa età. Perché i lettori dovrebbero comprare
Mia figlia è un'astronave. Perché è un bel libro che racconta di cambiamento e questo è un tema che riguarda tutti. In più, se avete avuto o state per avere un figlio, sicuramente vi farà sorridere, terrorizzare in alcuni e in altri momenti. Okay. E poi perché è un libro onesto, sincero e vale la pena dedicargli un po' di tempo. Dai, è scritto secondo me con due penne, con la testa dell'adolescente e con... E con la penna dell'adulto, può essere. Mi sembra una bella lettura. Ok, grazie mille. Ma figurati. Io prendo mirtilli. Io il latte lo evito, però vado a vedere se nei salami c'è qualcosa.